Andiamo a vedere un'altra opera di Ronsard. Questa si chiama La Dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, cioè una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte. Di nuovo, ci troviamo davanti a un soggetto che possiamo definire assolutamente impressionista. Vediamo cosa fa l'artista. Riprende un momento di una domenica pomeriggio della società parigina, in cui insomma, si vede come questi momenti di aggregazione, di diversione. Ma vedete che l'approccio è completamente diverso da quello che abbiamo visto, per esempio, con Renoir. Allora, questo dipinto si trova a Chicago all'Art Institute e, come potete vedere, è datato tra l'83 e l'86. Vediamo che questo dipinto viene in qualche modo definito, delineato da questa linea compositiva obliqua che segna una zona d'ombra e una zona di sole, no? Della luce. Il Seracci mostra diversi personaggi, probabilmente appunto personaggi che ha ripreso nella realtà, come per esempio possiamo intravedere diversi strati sociali, come per esempio questa coppia di persone benestanti, in cui vediamo per esempio che vanno accompagnate da una scimmia, vedete che lei ha il guinzaglio con la scimmia. La scimmia era una specie di, cioè era un modo avere possedere una scimmia dalle persone benestanti, quindi la scimmia definisce proprio questo stato di ricchezza, di benestare. Allora, volevo solo farvi notare come questa scena sembrano tutti i personaggi, sembrano congelati, hanno movimenti assolutamente abbastanza, cioè, artificiali. Volevo farvi notare per esempio questa bambina che corre, vedete, come un movimento molto artificiale, non naturale. Oppure questa coppia, questa figura femminile con la bambina, come ha questa staticità, questo ieratismo veramente particolare. E anche quello che notavamo prima nel Vagnan d'Asnières, anche loro sembra che fluttino, no? Nel pavimento, non hanno questo, che non abbiano peso, no? Guardate l'erba, no? Pensate quando ti sei sull'erba, l'erba un po' sprofonda, non ha, quindi non è interessato a cogliere la realtà, ma a realizzare questa sua tecnica del puntinismo per cogliere il massimo di luce. Infatti volevo farvi vedere gli alberi, come qua in questo ingrandimento si vede proprio questa tecnica dei piccoli puntini. Vedete? Comunque applica questa tecnica a tutta l'opera. Allora, vediamo diverse persone, vediamo una donna che pesca, vediamo i canottieri, ricordate che, come abbiamo visto anche prima con Renoir, il canottaggio era uno degli sport preferiti dei parigini in quell'epoca. Un uomo che suona, due carabinieri, questa figura qua di spalle bianca con questa specie di copricapo rosso, è un'infermiera che poi in realtà verrà ripresa da Dalì in alcuni dipinti e anche nelle scene andalù il film realizzato insieme a Buñuel. Si ispira proprio, Dalì si ispira proprio a questa figura di spalle per alcune opere, per le scene andalù. Poi vediamo qua probabilmente un canottiere. Il cane è l'unico elemento in movimento, un movimento naturale, ma vedete che è tutto assolutamente realizzato secondo i puntini, anche la cornice, lo vedete? Tutto ovviamente basato sulla composizione retinica
noi, se guardiamo l'opera da lontano, percepiamo i colori come sfumature invece che come macchie di colore puro, che quello che sono nella realtà. Insomma, lui si basa su questi studi scientifici per applicare queste teorie, no? La composizione retinica che compone i colori nella nostra, la nostra percezione ricompone i colori. Quest'opera è di grande dimensione, 4x2, comunque immaginate il tempo anche che impiegò sarà nel dipingere. Questo suo approccio alla pittura in realtà lascia una scuola che saranno tanti artisti che inizieranno la sua carriera utilizzando il pontinismo o il divisionismo, come per esempio Matisse, vedremo, o come anche lo stesso Van Gogh, che continua a utilizzare il divisionismo, come vedremo più avanti quando analizzeremo la figura, nella maggior parte delle sue opere. Quindi sarà, nonostante la sua breve vita, sarà molto importante per la storia dell'arte, in quanto tantissimi artisti seguiranno, diciamo così, questa sua tecnica, questo suo approccio. Come dicevo, alcuni di quelli che vedremo saranno Matisse e Van Gogh, ma altri che non abbiamo tempo di studiare anche seguiranno la traccia di Seurat, come Signac e tanti altri. L'ultima opera di Seurat è il circo. Qua lui voleva anche applicare le teorie sulle linee di Aroy, e vediamo che utilizza queste linee diagonali, diciamo, per le linee diagonali verso destra, no? Simbolo di ottimismo. Lui qua in questa scena ci presenta un circo, la scena di un circo, di nuovo possiamo definirla come una scena abbastanza tradizionale, passatemi il termine, nella pittura impressionista. Vediamo diversi personaggi del circo, questo è il domatore, il clown che ha questa specie di foulard lunghissimo che crea questa linea ondeggiante che un po' anche compone, crea questa linea di forza nell'opera. I personaggi sono sistemati, disposti secondo la classe sociale, vedete come sono vestiti in prima fila troviamo le persone più benestanti, man mano che andiamo su sono persone più povere. Qua vediamo questa figura, sarà abbastanza ironico, rappresenta questo qua un ubriaco, vedete che ha il cappello così storto, eccetera, e qua troviamo anche gli abusivi, tra virgolette, quelli che guardano lo spettacolo senza aver pagato. Questa figura che osserva divertito, incuriosito l'ubriaco, e poi il resto, insomma, sono i personaggi che esistono, che assistono allo spettacolo. E qua c'è l'orchestra, e qua in quest'opera vediamo sempre comunque questa caratteristica di Seurat, di creare personaggi congelati, abbastanza statici, nonostante tutto, cioè, non qua, però questi personaggi che sono ovviamente in movimento, un movimento naturale, sono comunque, è un movimento congelato, un movimento, vedete, dall'idea di un fermo immagine, non di un movimento naturale. I colori sono colori ocra, colori caldi,
che possono ricordare le fotografie che venivano utilizzate in quell'epoca, il colore delle fotografie di quell'epoca era, che avevano questa tonalità seppia. Come vi dicevo, la produzione artistica di Seurat appunto non è molto estesa, perché sia per la sua breve vita, soprattutto per questo, ma anche perché le sue opere erano prevedevano una lavorazione molto lunga, però la sua opera è determinante per lo sviluppo della storia dell'arte, perché, come vi dicevo, influisce su tantissimi artisti, tra cui quelli che vedremo, ripeto, Van Gogh e Matisse.